Allora, con questa retta cercherei di chiudere su questo capitolo introduttivo che ci stiamo portando avanti, sul capitolo 1, diciamo, di definizione dei sistemi informativi, in cui ritroveremo un inquadramento di molte delle cose che abbiamo già visto e ci servirà anche un po' da indice, da tassonomia, per ricominciare a conoscere le varie tipologie di sistemi informativi esistenti, no? Come tipologie applicative. Domani invece inizierei il discorso sui casi d'uso e userei poi la seconda ora per fare un po' di qualche esercizio su questa parte qua di requisiti di casi d'uso, quindi tralasciando questa parte qua che poi riprendiamo la settimana prossima, in modo da già orientarci verso il laboratorio. Allora, torniamo con la mente alla nostra domanda iniziale che abbiamo iniziato la prima lezione, cioè che cos'è un sistema informativo. Abbiamo visto che il sistema informativo da un lato ha un modello tecnologico, dall'altro ha un modello funzionale che in realtà è quello che abbiamo già cominciato a conoscere. I dati su cui lavora, i processi che gestisce, e oggi abbiamo cominciato a conoscere i casi d'uso, cioè le funzionalità accessibili all'utente. No? Quindi tutte queste informazioni fanno parte del cosiddetto modello funzionale del sistema informativo, cioè che cosa fa questo sistema informativo. Queste varie rappresentazioni, alla fine, se vogliamo inquadrarle, fanno parte di una rappresentazione un po' più generale, no? Più di alto livello, che a volte può aiutarci a ragionare, soprattutto nelle fasi iniziali, quando dicevamo nel documento dei requisiti, all'inizio devo dire che cosa fa e per chi, no? Questo sistema. Una possibile rappresentazione è questa, qui salto alcune parti perché ormai avete già approfondito la parte pratica, la conosciamo già, una possibile rappresentazione è quella che è indicata da questa, diciamo, sigla CRASO, che adesso vi elenco che cosa significano le varie lettere, che è un modo di rappresentare il sistema informativo nel suo complesso, cioè i macro processi che vengono gestiti. Poi noi abbiamo gli activity diagram che ci fa vedere questi processi come si sviluppano, quali sono le fasi di cui sono composti e come dipendono l'un dall'altra. Ma il macro processo può essere descritto in un modo, se vogliamo, più semplice, più ad alto livello, con questi 5 ingredienti. Cioè, un processo di business che è fatto di tante attività che sono collegate tra di loro, alla fine è una ricetta con 5 ingredienti, secondo questo modello. Il cliente, la richiesta, l'attività, l'aspetto organizzativo, quindi la fase aziendale, e l'uscita, da cui le iniziali di questa sigla CRASO con la S che è stata presa un po' così a metà della parola perché sennò non veniva. Questi sono i 5 macro ingredienti che metterei sopra a un modello di processo, cioè che descrive qual è lo scopo di quel processo. Poi abbiamo il modello di processo, l'activity diagram, che dice come, che ci può raccontare come è articolato. No? E a volte i libri vengono presentati in questo modo. Noi abbiamo un cliente o un utente, a seconda se è un cliente pagante o un utente del sistema, che richiede un servizio e riceve un risultato. Questo è poi lo scopo del sistema informativo. Fare in modo che quando qualcuno chiede una cosa gli sia fornito un risultato. Dobbiamo solo spiegare chi è l'utente, chi è il cliente, che servizio ha richiesto e quindi quali dati ha associato a questa richiesta e qual è l'output che ci si attende. Qual è l'uscita che da questo macro processo ci si attende. Questo è il punto di partenza. No? Il livello più alto a cui diciamo descrivo, più alto di così c'è solo da dire, beh, c'è qualcuno che fa qualcosa, ma non è. Ciò che vediamo qua sotto è che c'è un sistema informativo che gestisce questa richiesta, che prende in carico questa richiesta e produce, e ha, sperabilmente, alla fine, produce l'uscita.
Qui sistema informativo lo intendiamo ancora in senso lato, come sistema di gestione delle informazioni, non necessariamente solamente il sistema informatico. Il sistema informativo che è composto dal sistema informatico e da persone e da entità organizzative. Questa richiesta viene presa in carico dal sistema informativo, il quale svolgerà una serie di attività, ma su questo siamo più ferrati, lo sappiamo già modellare queste attività come si svolgono, e queste attività possono attraversare vari livelli organizzativi all'interno dell'azienda. Possono, non è detto che lo facciano, dipende dalla portata della richiesta, del processo richiesto. E quindi qua sotto è indicato che alcune porzioni di attività sono svolte da entità organizzative diverse all'interno dell'azienda. E quindi l'aspetto organizzativo dell'azienda non è indipendente dal sistema informativo. Il sistema informativo è legato abbastanza, o l'insieme dei sistemi informativi sono sicuramente legati all'organizzazione dell'azienda, per cui era il terzo elemento di quella triade, no, che costruisce il modello del sistema informativo. Questo è il modello di alto livello. Ovviamente questi processi possono essere più o meno ampi, possono, diciamo così, coprire una parte più o meno vasta dello spettro aziendale organizzativo. Per cui qui si parla di processi monofunzione oppure interfunzionali, inteso come funzione aziendale, non come funzione informatica, oppure addirittura interorganizzative, interorganizzative, sì, ma non so come tradurlo, scavalchino i confini organizzativi dell'azienda, ecco, diciamo con la perifrasi. Ad esempio, ci possono essere processi, no, intra-function, quindi interni a una singola funzione. Funzione come funzione aziendale. Quindi qui su questa tabella vediamo sulla sinistra alcune possibili funzioni aziendali, aree funzionali dell'azienda, ad esempio produzione, vendita e marketing, finanza e contabilità, risorse umane. E all'interno di ciascuna di queste aree funzionali ci sono dei processi da gestire. Ad esempio all'interno delle risorse umane c'è il processo di assunzione, ricerca e assunzione di nuove persone. C'è il processo di valutazione delle prestazioni, dei risultati dei dipendenti attuali. C'è il processo di... vabbè, qui parla di piani di benefici, quindi diciamo così, piani pensionistici, piani diciamo così, di promozione, all'interno dei quali gli impiegati possono essere inseriti. Questi sono esempi di processi che sono interni alla funzione risorse umane, così come la parte, il pagare i creditori, quindi eseguire i pagamenti, è interno alla parte di contabilità e finanza. Creare e pubblicare i bilanci, gestire i conti correnti oppure i contanti e cose di questo genere. Quindi ci sono molti processi che sono interni a una singola area funzionale, che è un po' giustamente l'eredità della gestione dei sistemi informativi non informatici. Cioè l'azienda riusciva a funzionare perché nelle varie aree ciascuno faceva un pezzo del lavoro, sapeva cosa doveva fare. Ed era autonomo e indipendente nel poterlo fare, non doveva correre per l'azienda avanti e indietro per prendere un pezzo di cosa di qua, un pezzo di cosa di là. In assenza dell'informatica era essenziale, no? Questa separazione delle competenze e quindi gestire i processi che potessero essere gestiti internamente dalle varie aree. Ovviamente con sistemi informativi questo non è più obbligatorio, perché uno potrebbe avere il sistema informativo che va a pescare, no, processi di qua e di là, come vedremo tra un secondo, ma d'altra parte a livello anche progettuale, concettuale, conviene ancora mantenere un certo livello di separazione per alcune funzioni. E quindi in questo caso abbiamo dei processi monofunzione, intrafunzionali, in cui abbiamo in questo caso la persona di un certo dipartimento, ad esempio il dipartimento corporate, quindi dell'amministrazione generale, che richiede invia una richiesta di informazione al Dipartimento delle Finanze. E questa richiesta di informazione scatena l'avvio di un processo che è interamente contenuto all'interno della funzione finanza,
o finanza e contabilità, come era chiamata nella pagina precedente. E questa è una richiesta di preparare un report, una relazione. Questa relazione scatena una serie di attività, e qui immaginatevi un activity diagram semplice o complesso, secondo dei casi, in cui vengono raccolti i dati, vengono analizzati, filtrati, raggruppati, eccetera, e poi viene generato e pubblicato un report, che poi va in uscita. Quindi è tutto all'interno della stessa funzione, anche se il richiedente ovviamente può essere esterno, cioè che scatena la funzione, può essere una richiesta interna oppure una richiesta esterna. Ma il fatto che il processo, l'attività, viene svolta interna, interamente all'interno di questo dipartimento, con le risorse e le informazioni che sono di competenza di questa funzione o dipartimento, come è chiamato qua. Questo è lo stesso disegno in forma tabulare, ti dà il nome del processo, management reporting, quindi crea una relazione per il management, chi è il richiedente, questa signorina qua, del dipartimento appunto gestionale superiore, e poi qui ci sono la richiesta, una richiesta di informazioni, l'output è un report, e in mezzo ci sono le attività che sono state richieste per completamento di questo processo, e le organizzazioni, in questo caso essendo monofunzione, una sola organizzazione, una sola funzione aziendale è coinvolta in questo processo. Quindi questa ci dà già una mappa, a prescindere quasi dall'activity diagram che c'è qua dentro, ci dà una mappa della portata aziendale delle macro funzioni che stiamo progettando. Poi una volta che è questa, allora mi vado a chiedere, posso entrare dentro e dire va bene, so che sono qua dentro, so che sono in questo contesto, queste informazioni o questa richiesta, come faccio ad eseguirla? Quindi un livello superiore, più generale, che a volte ci serve per descrivere a livello macro. Oppure ci possono essere dei processi interfunzionali, cioè che coinvolgono più di una funzione dell'azienda. Ad esempio, quando si parla di un ordine di fornitura, c'è sia la funzione fornitori, sia la funzione logistica. Quindi mi arriva un ordine da fuori, o perlomeno dall'amministrazione, il management mi informano che è arrivato un ordine di fornitura, allora devo preparare il materiale e quindi qui devo immettere i dati, caricare i dati dell'ordine e poi eseguirlo, prepararlo, se richiede una lavorazione oppure semplicemente un assemblaggio o un confezionamento, e poi passarlo a un'altra funzione aziendale che è quella legata alla logistica delle spedizioni, separata rispetto a quella della preparazione dell'ordine. Sono due funzioni diverse che concorrono insieme ad un processo unico, che è il processo di evasione di un ordine, quindi evasione e spedizione. La differenza, graficamente è semplice, nel senso che anziché essere tutto contenuto dentro solo una sola funzione, alcune attività sono contenute all'interno di una funzione, altre sono contenute all'interno di una funzione diversa. Sappiamo già che cosa implica, sappiamo che questa freccia qui implica un trasferimento di informazione più esplicito e più strutturato, perché finché trasferisco informazione tra me e me stesso è più facile. Quando comincio a trasferire informazione all'esterno può essere un dipartimento diverso, persone diverse, che hanno un modo di lavorare diverso, o parlando in termini informatici, qualora alcuni di questi processi siano automatizzati, potrebbe essere un trasferimento di dati da un sistema informativo a un altro. Può darsi che abbia un sistema informativo unico che gestisce tutto, allora è più facile, o molto più probabilmente avrò moduli o porzioni di sistemi informativi diverse che in qualche modo dovranno riuscire a comunicare. Che ha fatto il corso l'anno scorso e la metà del corso è centrato proprio su come fanno a comunicare tra di loro sistemi informativi diversi, ma quest'anno il programma è cambiato. E poi se vogliamo possiamo spingerci ancora più oltre a immaginare i processi a cavallo di diverse aziende, o qui sto usando il termine organizzazione per essere un pochino più generale, perché non necessariamente sono aziende, no? Quando qui vediamo che ad esempio abbiamo un cliente che richiede l'acquisto di un libro, dove hai un'azienda che ti fa il front-end, ti offre l'interfaccia per ordinare, c'è un'azienda invece che contiene effettivamente i magazzini, la libreria, gli editori, e l'altra azienda invece che ti fa la spedizione e ti porta bene a casa. Il processo copre
aziende diverse, ovviamente il disegnino è facile, no? Il problema è che ovviamente i problemi organizzativi, requisiti legali, eccetera, eccetera, si complicano proprio perché stiamo attraversando dei confini aziendali, non solamente più dei confini intra-aziendali. Quindi questa è sulla portata, sull'ampiezza di questi processi, che non dipende dalla complessità del processo. Cioè, potrebbe essere un processo complicatissimo, ma interno a una funzione, o un processo estremamente lineare, tipo questo, un supply chain più banale, che però coinvolge aziende diverse per come è stato organizzato. Vabbè, tutti questi processi poi sappiamo che li possiamo rappresentare con Activity Diagram. Questo è un altro esempio di un Activity Diagram con il Swim Lane, questa parte qua che conosciamo già, chiaramente vado avanti in modo molto leggero. E le singole fasi, le singole attività possono essere riassunte, e ce ne occuperemo domani, da quelli che si chiamano i casi d'uso. Questo diagramma riassume, è un diagramma riassuntivo dei casi d'uso, il cosiddetto use case diagram. Si legge così: c'è un attore che gioca il ruolo del customer che ha accesso a questi tre casi d'uso. Caso d'uso 1, sceglie il libro; caso d'uso 2, compra il libro; caso d'uso 3, verifica lo stato di avanzamento dell'ordine. Questo è il titolo del caso d'uso, poi andrà descritto. Questo diagramma lo possiamo vedere come un indice grafico di tutti i casi d'uso che sono accessibili a quel tipo di attore lì. E poi ci sono delle relazioni tra questi vari casi d'uso. Ad esempio dice che il caso d'uso dell'acquisto di un libro è un'estensione di quello per la scelta del libro. Cioè, io posso scegliere un libro solamente per leggere la recensione, vederlo, oppure dopo che l'ho fatto si estende il processo e diventa e si trasforma nel processo di acquisto. Detto in altri termini, il processo di acquisto comprende al suo interno il processo di scelta. Un po' come dicevamo prima per la rubrica. E questo include significa che all'interno di questo caso d'uso viene inclusa la funzionalità di quest'altro caso d'uso, che è la validazione dell'utente. Quindi l'utente non si valida, come dire, non c'è una freccia tra customer e validate user. Cioè, non è un caso d'uso significativo per l'utente quello di andare su Amazon e fare il login. Cosa vuoi fare oggi? Faccio il login. Boh. Quale obiettivo stai raggiungendo? Nessuno utile, no? A meno che non ci sia la raccolta punti che devi fare login tutti i giorni, a volte sono queste scemenze qua. Ma come parte dello svolgimento di tutti questi casi d'uso, viene incluso, è necessario, è richiesto il fatto che tu ti riconosca. Quindi è una parte di attività svolta dall'utente, non è un obiettivo diretto dell'utente, ma è, diciamo così, un obiettivo indiretto importato dall'obiettivo diretto, che è uno di questi tre. Quindi questo, proprio molto brevemente, poi lo riprendiamo con più calma, è la lettura che si dà. Ovviamente dietro ciascuno di questi ci sono i processi, le activity che si svolgono per portare a termine quell'operazione. Allora, poi il modello concettuale, già lo conosciamo, questo è un esempio di modello concettuale che potrebbe servire per gestire questi casi d'uso dietro i quali ci sono processi di questo genere. Questo solo per dare un'infarinatura oppure una vista d'insieme ai vari tipi di modelli che stiamo sviluppando. Vabbè, questo non c'è, scusate, un altro esempio di modello concettuale. Vabbè, quindi sul modello funzionale siamo più ferrati, perché è quello su cui abbiamo lavorato per la maggior parte del tempo finora. Poi c'è un modello organizzativo che abbiamo visto di cui non possiamo prescindere. Il modello organizzativo è di per sé un aspetto prettamente organizzativo gestionale, no? Dici che c'entra col sistema informativo. È il sistema informativo che dipende dal sistema organizzativo, no? Al contrario, non è che il sistema organizzativo dipende dal sistema informativo.
Il sistema informativo è un servizio che viene offerto a un determinato gruppo, a un determinato livello dell'organizzazione aziendale. Adesso non sto qua a raccontarvi, perché non è il mio mestiere, le metodologie di organizzazione aziendale, le rappresentazioni e cose di questo genere. Ciò che ci interessa è capire che, perché il sistema informativo ha bisogno di saperlo, e poi dietro a questo si costruiscono i ruoli, si costruiscono gli attori, quali sono gli elementi organizzativi dell'azienda. L'elemento organizzativo dell'azienda è un gruppo di persone, vabbè, lui dice che sono messe insieme perché hanno uno scopo comune. Poi magari non soltanto le persone, ne frega niente, ma sono, diciamo, i processi che queste persone gestiscono che hanno uno scopo comune. E poi c'è una struttura decisionale all'interno di ogni livello organizzativo che alla fine manda avanti certi processi, no, manda avanti certe operazioni, certe decisioni, certi processi. Noi abbiamo tante rappresentazioni che voi conoscete meglio di me per poter descrivere, no, i livelli organizzativi dell'azienda, a partire dai più semplici organigrammi, cioè dei diagrammi che sono tendenzialmente gerarchici, che elencano i livelli organizzativi e elencano le dipendenze relative, e poi le singole risorse umane sono poi incastrate, incardinate in ciascuno di questi livelli dell'organigramma. Per cui ai livelli più alti abbiamo degli organigrammi che sono molto, diciamo, macroscopici, molto ampi, e parlano essenzialmente, lasciate perdere il fatto che non si leggono le voci, ma è per dare un'idea generale, tanto queste cose le conosciamo già tutti, per dare un'idea del modello organizzativo generale dell'azienda. E questo è il livello macroscopico dell'organigramma. Ti dice quali sono le macro aree, dentro queste aree, quattro aree, le macro funzioni, quali sono le dipendenze e cose di questo genere. Qui non c'è scritto quante persone ci sono dentro ciascuno di quegli scatolotti lì. Probabilmente nel documento che comprende questa figura c'è invece scritto qual è la funzione, quali sono le funzioni svolte da ciascuno di quegli scatolotti, quali sono le responsabilità. Poi ovviamente c'è un livello micro in cui vai a prendere uno per uno questi scatolotti, no? Elenchi le responsabilità, quindi vanno dettagliate, e poi elencherai anche le persone. Dirai per ciascuno di queste funzioni o elementi organizzativi o livelli organizzativi metterai un responsabile e uno staff di persone che magari poi in alcuni casi indicando anche le varie persone a quali funzioni sono deputate, in altri casi invece no, dipende poi ovviamente dal livello di granularità di queste descrizioni. Queste sono informazioni che ci sono, che l'azienda normalmente già gestisce. Sono informazioni che al sistema informativo ovviamente servono. Servono perché quando Tizio si collega al sistema, il fatto che lui sia un carrellista oppure un addetto al ricevimento cambiano le funzioni che gli devo offrire. Oppure quando pensiamo a un processo interdipartimentale, quando un'informazione deve viaggiare da un dipartimento all'altro, vabbè, noi facciamo la frecciolina, ma poi nella pratica cosa significa? Nella pratica significa che Tizio fa qualche cosa sulla sua parte di sistema e dall'altra parte dell'azienda c'è Caio che si vede spuntare una stellina o un ordine o una voce che diceva adesso da questo momento in avanti sei tu che devi portare avanti questo processo. Persona diversa, seduta da un posto diverso, non si parlano necessariamente le due persone, ma è il sistema che media questo trasferimento di informazioni. Il sistema deve conoscere questi aspetti organizzativi per poter gestire la mantenenza dei processi. Non sarebbe necessario quasi conoscere l'organigramma se tutti i processi fossero intrafunzionali. Questo processo lì, l'importante sarebbe solamente validare la persona, che quella persona ha accesso a quella funzione. Ma poi l'eventuale trasferimento di informazione fuori dal processo gestito se la vedono loro. Ma quando ho dei processi più complessi che diciamo così, attraversano l'azienda, non posso non avere questa informazione qui. Quindi in qualche modo il sistema informativo dovrà anche gestire l'organizzazione aziendale. Non gestire nel senso di deciderla, ma gestire nel senso di rappresentarla e permettere di codificarla. Poi, come sempre, ci sono tanti modi diversi di rappresentare la stessa cosa, anziché una rappresentazione gerarchica potrò avere una rappresentazione lineare o matriciale in cui da una parte ho i processi e dall'altra ho le organizzazioni che, i livelli organizzativi che se ne devono occupare,
semanticamente sono quasi tutte equivalenti queste rappresentazioni. L'importante è l'informazione che devo avere. Quali sono gli elementi organizzativi, quali sono le funzioni, quali sono le persone, e poi ciascun processo come li attraversa, in certo senso. Qui fa vedere, però devo ingrandirlo perché è un esempio di un processo di tentativo di modellazione di un processo reale che, fatemi vedere se riesco a dargli ancora un pochino più di spazio, tanto per dire dove vanno a finire le nostre risorse. Questo qua è una piccola parte, è semplificato il processo che avviene, o che avveniva, perché mi pare che le ultime varianti di legge abbiano un pochino cambiato, per reclutamento di ricercatori. Cioè quando l'università, ma il Politecnico come in tutta Italia, perché il regolamento della legge è la stessa, deve assumere un nuovo ricercatore. Questo è un processo che per il momento non è informatizzato, però è un po' comunque un processo che fa parte del sistema informativo del Politecnico, in cui dice cioè, ci sono vari enti, vari livelli organizzativi, il dipartimento nella quale il ricercatore dovrà andare a lavorare, SA sta per il Senato Accademico, CDA sta per il Consiglio di Amministrazione, con il nuovo statuto i ruoli sono cambiati, ma la figura non l'abbiamo ancora aggiornata. Il rettore, l'amministrazione, cioè gli uffici di amministrazione generale e la commissione di concorso. E qui dice che il dipartimento elabora una proposta, quindi il consiglio di dipartimento nel suo verbale elabora una proposta, la trasmette al segretario accademico, il quale deve dare un parere sulla base dei suoi criteri, certo si riunisce circa una volta al mese, poi passa questo parere, se è favorevole, al consiglio di amministrazione, il quale può approvare o no a sua volta, e questo parere, se è favorevole, allora trasmette questo al rettore, il quale mette il bando. Fatto firma il bando che viene poi pubblicato dall'amministrazione. In realtà qui dentro c'è un percorso extra organizzativo, cioè che esce dal Politecnico, che è la congruenza di questo bando con l'autorizzazione ministeriale sui punti organico disponibili. Qui non è stato disegnato perché sennò ci sarebbe ancora il Ministero. Poi qui non ci sono i candidati, ma in questa fase i candidati presentano domande, a un certo punto l'amministrazione verifica le domande, quando sono ricevute tutte le domande, alcune possono essere regolari, altre possono essere irregolari, quelle che sono irregolari, diciamo così, comportano una risposta negativa del tipo non ti abbiamo ammesso al concorso perché, altrimenti quello che prosegue sono le domande regolari. Queste domande regolari tornano al Dipartimento, il quale a questo punto nomina la commissione d'esame, non viene nominata prima della chiusura del bando, ma dopo. Questa commissione a sua volta viene nominata dal Rettore, perché il Dipartimento propone, il Rettore nomina, eccetera, eccetera. No? Poi va avanti ancora, la pubblicazione viene resa nota, la commissione poi definisce i criteri, li pubblica, definisce i criteri di valutazione dopo le prove scritte, definisce i criteri di valutazione a priori, quindi solamente sui titoli, li pubblica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto valuta i titoli, definisce il calendario delle prove, lo pubblica e poi qui ci sono tutte l'esecuzione delle prove, il rettore approva gli atti, il dipartimento alla fine dice beh, sulla base degli atti della commissione propone di chiamare il primo in classifica, quindi è un passaggio inutile perché se c'è una classifica, che, però c'è questo passaggio, e poi il rettore chiama, di fare la chiamata significa essenzialmente la proposta di assunzione vera e propria. Questo è un processo reale, dove in alcuni casi abbiamo anche indicato i riferimenti legislativi, quando parlavamo prima di vincoli legali, prima, perché questi passaggi non puoi decidere come farli, alcuni sono palesemente inutili, ma si fanno lo stesso perché alcuni cavilli di legge li prevedono. Quindi è una tipologia di rappresentazione, processo al momento di tutto questo credo che non ci sia, no, la parte di pubblicazione, invio delle domande sì, è gestita dal sistema informatico, altre parti, così come la parte di pubblicazione dei risultati.
il resto invece no, con passaggi di verbali tra un ente e un altro. Questo è un po' un esempio reale, no? In cui l'aspetto di processo, tutto sommato, è abbastanza semplice, è lineare, no? Una sequenza di passi infinita, anche perché poi ciascuno di questi ha dei tempi legali minimi, senso, tempo per fare, tempo di pubblicazione perché la gente possa fare ricorso, tutto, Quindi, però alla fine è molto lineare, ma vedete che attraversa l'intera organizzazione. Quindi l'informazione essenziale è chi deve fare che cosa, chi sta alla palla in un determinato istante. Poi la cosa strana, ma è abbastanza all'italiana, è che tutto viene definito dalla commissione, selezione del vincitore, ma in realtà è il rettore che emana l'atto di pubblicazione. Per cui quando vedete poi gli scandali di televisione che vanno a interrogare il rettore e dicono ma perché lei ha fatto vincere questo? Perché lui ha firmato il decreto, ma lui in realtà non sa nulla. Perché c'è un lavoro di una commissione di altre persone che invece ha fatto tutto il lavoro, poi trasmette gli atti e il rettore li firma. No, però così è. No? Ok, questo per diciamo così, parlare dell'importanza dell'aspetto organizzativo. Allora, adesso con questo in mente cosa abbiamo? Abbiamo dei modelli di riferimento in cui leggere questi sistemi informativi, compresi gli aspetti aziendali, e cominciamo a vedere un aspetto estensionale, cioè vedere una panoramica dei tipi di sistemi informativi, delle categorie di sistemi informativi che possiamo incontrare. Da un lato ci piacerebbe sempre fare innovazione, quindi alzarci al mattino e inventarci un sistema informativo nuovo. Dall'altro, in realtà, le aziende usano il sistema informativo per gestire i propri processi che sono alti, magari fanno innovazione sulle suole delle scarpe, non sul sistema informativo stesso. E quindi le aziende adottano sistemi informativi che coprono già alcune funzioni aziendali che tendenzialmente sono codificate. Poi ogni azienda, come sempre, i propri processi li gestisce in modo leggermente diverso dalle altre aziende, ma in buona parte magari sono sovrapponibili. E quindi sono nate una serie di famiglie, di categorie di sistemi informativi più o meno ben delineate. E quindi noi non possiamo uscire di qua senza conoscerli. Come sempre, quando descriviamo le cose le possiamo descrivere da tanti punti di vista diversi. E dal livello di astrazione, o livello di dettaglio, che c'è sulla sinistra, quindi il livello strategico, il livello gestionale, il livello della conoscenza, il livello operativo, questi livelli sono tutti presenti in azienda, ciascuno di questi livelli avrà delle necessità diverse per quanto riguarda il sistema informativo. Cioè, dello stesso sistema informativo, che ne so, la gestione del personale, a livello operativo ci saranno degli aspetti che possono essere la presenza, l'assenza, la malattia, la promozione, il corso di formazione, eccetera. A livello gestionale o strategico potrebbe esserci la riallocazione del personale, i processi di valutazione, valorizzazione, eccetera, eccetera, crescita, riorganizzazione dell'organigramma. Sono lo stesso sistema informativo, lo stesso insieme di moduli software, ai vari livelli ha una faccia molto diversa. Beh, sulla destra c'è un esempio delle figure professionali che lavorano a questi vari livelli e che sono utenti diversi dello stesso sistema. Qui ci sono alcuni esempi di uno stesso processo visto ai vari livelli. Qui un esempio un po' ampio, una città. Una città a livello operativo è la città come viene vissuta dai cittadini. Quindi il fatto che io devo pagare la tassa dei rifiuti, oppure che c'è una buca nella strada davanti a me, oppure che i trasporti pubblici siano puntuali, oppure no. Poi c'è il livello gestionale, no? Che deve verificare i pagamenti, verificare il budget, controllare l'inquinamento, quindi gestire dei processi che non sono, no, l'operativo, ma sono magari il management di solito di monitoraggio
e indirizzo. E poi c'è il livello strategico, no? Che nel caso di una città è quello diciamo così, dirigenziale politico, che è quello che invece va a valutare a livello macroscopico tra le varie aree, tra i vari settori, come siamo a livello di costi, come siamo a livello di bilancio, come siamo e costruire, pianificare il futuro. Allora, il sistema informativo chiaramente potrebbe dover coprire questi vari livelli, che poi sono collegati tra di loro, perché quando devo andare a vedere quanto costano i servizi sociali, alla fine devo sapere quanto ho speso per la manutenzione delle strade, che è la somma di una serie di operazioni a livello operativo, a livello basso. Un altro esempio, nel caso di una banca, a livello operativo è gestire i conti, entrate, uscite, bonifici, versamenti, prelievi. Il livello gestionale, il direttore di banca, cosa fa? Il direttore di banca va a vedere quelli che sono, per quanto riguarda i conti in positivo, tutto sommato non ha nulla da fare, se non magari andare a proporre dei prodotti finanziari nuovi. Per quanto riguarda invece le situazioni di sofferenza, deve andare a gestire, decidere come fare, quindi ha bisogno di un'informazione più sintetica ma più mirata in una certa direzione. A livello strategico ovviamente invece si definiscono i vari strategie, gli obiettivi di mercato, di medio termine, di lungo termine, quali servizi spingere, cose di questo genere. Quindi gli esempi sono molti, no? Ai vari livelli il sistema informativo, questo è il messaggio che sto cercando di riassumere, il sistema informativo ha facce molto diverse e lavora su dati con granularità molto diversa. Più sali di solito, più i dati sono aggregati, messi in prospettiva, mentre più scendi il dato relativo al singolo processo è quasi indipendente da ciò che hai fatto ieri e da ciò che farai domani o da ciò che farai col prossimo cliente che passa. Un modo di descrivere la differenza tra questi vari livelli è quello di usare due assi, due dimensioni, due variabili, che qui vengono chiamate intensità di prodotto e intensità di processo nell'informazione. Vediamolo con un esempio perché si capisce meglio. Noi possiamo, questa matrice ci fa vedere che possiamo avere combinazioni tra intensità di informazione bassa o alta e intensità di processo bassa o alta. Intensità significa l'importanza e la quantità e la complessità. Qui abbiamo in basso a sinistra una casella che ci dice che ci sono alcuni settori industriali che sono una bassa intensità di processo e una bassa intensità di prodotto a livello di informazione. Quindi c'è poca informazione in termini di informazione gestibile dal sistema informativo e processi molto semplici. Il manifatturiero tendenzialmente ha queste caratteristiche. I processi sono, da questo punto di vista, relativamente semplici. A livello superiore qui abbiamo ad esempio delle semplici da rappresentare, non da realizzare, stiamo vedendo sempre dal punto di vista informativo, quindi non sto dicendo che manifatturiero è facile, sto dicendo che la sua rappresentazione è relativamente semplice, è quella tra l'altro dove i software gestionali sono più facilmente replicabili da un settore all'altro, da un'azienda all'altra, perché le tipologie di processi grosso modo non si somigliano abbastanza. Qui fa l'esempio invece dell'industria editoriale. L'industria editoriale ha dei processi di nuovo relativamente semplici: raccolgo, modifico, stampo e distribuisco, cose di questo genere, ma l'informazione di intensità di informazione nel prodotto è maggiore, no? L'informazione del prodotto, del libro, della rivista è fatta di informazione, quindi l'intensità di informazione in questo caso è maggiore, mentre invece un oggetto fisico meccanico, ad esempio, ha un'intensità di informazione minore. Poi ci sono invece i processi ad alta intensità di processo. No? Alta intensità di processo, quindi processi molto complessi da gestire, ma magari di nuovo poca informazione o informazione relativamente meno intensa, meno complessa, oppure processi che sono più vicini alla gestione della conoscenza. Processi che gestiscono in modo complesso informazioni molto articolate. Vabbè, la formazione, la conoscenza stessa, la medicina, gli ospedali, ma anche le banche, tutto sommato meno, pensiamo alle compagnie di assicurazioni, dove effettivamente le informazioni che devono gestire sono tantissime, i processi in cui sono coinvolte, pensate agli aspetti statistici,
che legano poi il premio, le polizze, eccetera, sono anche questi molto complessi. Quindi abbiamo questi vari scenari. E questo un po' ci aiuta a descrivere qual è la complessità del sistema informativo visto a livello operativo. A livello operativo puoi avere qualcosa di relativamente semplice, un gestore di workflow che gestisce il manifatturiere, gestisce la linea di produzione, è una cosa invece molto più complessa se vuoi catturare nel sistema informativo molti dei processi di questi settori industriali che sono elencati qua in alto a destra. A livello operativo. A livello di gestione è relativamente più semplice. I processi sono, non direi più semplici, ma la parte che è informatizzabile, che è catturabile al sistema informativo, è più semplice. Perché poi molto, a livello decisionale, lo dice la parola stessa, ciò che conta sono le decisioni che vengono prese. No? Se il manager funziona, è il valore del manager che fa sì che le scelte fatte e le direzioni prese siano valide. Ciò che deve fare il sistema informativo, a questi livelli, quindi la faccia vista del sistema informativo, deve fornire informazioni. Fornire informazioni su ciò che sta succedendo, eventualmente magari anche delle proiezioni, e dare la possibilità di modificare dei processi. No? Quindi, a livello decisionale devo definire gli obiettivi e avere uno strumento che mi permette di analizzare i risultati che sto ottenendo ed eventualmente proporre delle azioni correttive. Non vado a intervenire a livello operativo, ma vado a dare delle linee affinché il livello operativo si comporti in modo diverso. Ma devo avere i dati, ma devo avere informazioni, devo sapere cosa sta succedendo. Non c'è gestione senza controllo. Se non ho informazioni, no, non posso far nulla, se non sperare. Quindi il sistema informativo deve avere questo tipo di funzionalità, principalmente mettere a disposizione degli indicatori attraverso cui il livello di management possa prendere decisioni, e, ad esempio attraverso il calcolo, no, qui fa vedere delle tabelle riassuntive di tipo finanziario, anzi di tipo economico, col calcolo anche di informazione. L'informazione più preziosa non è mai quella di dettaglio, ma è quella aggregata, il calcolo di indici, indicatori, informazione aggregata, informazioni derivate, informazioni connesse, che mettono insieme le cose e ti permettono di avere, diciamo così, un'informazione più asciutta, più sintetica, il quadro d'insieme delle cose, che poi ovviamente va sempre interpretato, no? Perché i numeri, decidere solamente sulla base dei numeri, si rischia, come fanno spesso, di fare politica con Excel, che è molto rischioso. Quindi la differenza tra livello operativo e livello di management è proprio una tipologia di utilizzo. A livello operativo c'è un uso continuo, cioè ogni volta che c'è una cosa da fare ci vuole un'operazione, un'interazione col sistema informativo. Il livello di management invece è più dovrebbe essere più un'operazione di monitoraggio, che può anche essere fatta in modo periodico, non necessariamente dopo ogni singolo cliente che è uscito. No? Anche se qualche manager particolarmente curioso tende ad andare a vedere un po' troppo finemente ciò che succede. E mentre a livello operativo l'informazione tende a essere molto semplice, perché l'informazione che mi serve per eseguire questa funzione, per portare a termine questa funzione, è di solito l'informazione corrente, cioè istantanea, informazioni fresche, ciò che sta succedendo adesso, ciò che vuole adesso, qual è la richiesta di stamattina. Però tutto sommato semplice, perché è limitata a quel tipo di processo che deve essere gestito, è funzionale all'esecuzione dell'operazione, a livello operativo appunto. A livello di management invece l'informazione è quantitativamente minore, perché sono degli indicatori aggregati, tengono conto della storia, eccetera, quindi ti danno dei dati più sintetici, ma è molto più complessa da leggere, da decodificare, rappresenta in modo sintetico una realtà più complessa. Però ci sono meno numeri, meno dati, meno operazioni da gestire, non è quasi mai istantanea, non serve quasi mai saperla al secondo corrente, serve saperla alla settimana, al mese, al trimestre, al semestre, e analisi di questo genere. Anche se alcuni sistemi informativi adesso stanno cominciando a spingere anche sull'informazione in real time, anche a livello di management, in alcuni tipi di applicazioni, pensiamo alla finanza, è importante anche quello. Oppure al discorso
coinvolgimento degli utenti, del risparmio energetico, sono dei domini in cui è importante anche questo. Poi c'è il livello ancora superiore, fatemi dire che non sempre c'è, non tutti i sistemi informativi arrivano fino a quel livello, che è quello delle strategie, che non è più un management basato su obiettivi e sull'implementazione di questi obiettivi, ma è proprio sulla ridefinizione, no, delle attività, delle strategie, della convenienza ad andare in alcune direzioni piuttosto che in altre, nell'analizzare il proprio andamento rispetto a quello dei concorrenti, rispetto a quello del mercato, e quindi un'analisi di insiemi di dati molto ampi. C'è molta statistica in questi sistemi e c'è molto lavorare su raccogliere dati per, diciamo così, confezionare i trend degli andamenti, delle previsioni, dei confronti e cose di questo genere. Quindi sono strumenti molto specifici che ti permettono di fare delle analisi comparative di tendenze, di andamenti, di proiezioni, che poi possono permetterti non tanto di prendere delle decisioni a livello di aggiustamento dell'obiettivo, ma proprio a livello di ridefinizione della strategia aziendale. È anche applicabile solamente ad alcuni tipi di aziende che abbiano una produzione più strutturata, no, sulla base delle quali si possono estrarre questi dati storici e confrontare con altri e valutare. In alcuni casi, ad esempio, si può fare l'analisi dell'utenza. Pensate a quasi tutte le attività che siano prevalentemente erogate in modo online, è molto più facile farlo rispetto ad altri casi in cui posso vedere chi sono i miei clienti, cosa fanno, come si muovono, quando vengono, quanto comprano, eccetera, eccetera. Il cosiddetto click stream, cioè ogni sito di fatto raccoglie in un unico database enorme l'elenco di tutti i click che tutti gli utenti hanno fatto sul loro sito. E poi bisogna analizzarla sta roba per capire cosa stanno facendo davvero gli utenti, se è lo stesso che torna 3 volte al giorno perché è compulsivo, maniaco, oppure sono utenti diversi, perché arrivano, da dove arrivano, se il discorso della promozione pubblicità è servito a qualcosa oppure no, perché ha portato nuovi utenti, analisi di questi utenti. Nel caso del web è molto spesso si chiamano analytics, cioè andare ad analizzare a livello aggregato statistico dei trend che possono essere trend. Qual è il trend di questo mese rispetto a quello precedente, sapendo che in mezzo ho fatto una campagna di promozione, qual è stato l'effetto, qual è stato il delta, no, del comportamento degli utenti rispetto a prima. Sono analisi di questo genere gli utenti. Se non sto parlando di un'applicazione online, se le cose le posso fare, è più complicato andare a intercettare gli utenti, ci sono gli strumenti vecchi come la nonna, l'intervista telefonica e cose di questo genere, che però chiaramente danno un errore statistico molto più ampio, perché non vanno a intercettare tutto, ma vanno a campione. E a campione poi in funzione poi anche di cosa ti rispondono le persone, quanto in modo veritiero ti rispondono le persone, mentre invece se lui ha cliccato lì, ha cliccato, e lo so io, non è che deve dirmelo lui. Oppure il discorso dell'analisi del prodotto, di come stanno andando avanti i prodotti, quanto vendono, chi li usa, quanto si rompono, quali sono i ritorni, quali sono i costi, eccetera, eccetera. L'analisi delle prestazioni, i cosiddetti cruscotti, ecco, si fa tanto parlare adesso di cruscotti, no? Anche adesso sentivo l'altro giorno, le smart city hanno tutte un loro cruscotto, no? Il dashboard, no? Belle parole, no? In cui si raccolgono degli indicatori principali, indicatori di processo, indicatori di performance, che, diciamo così, sono un elemento di trasparenza perché ti fanno vedere agli interessati, quindi al management strategico, nel caso della smart city, ai cittadini, in tempo quasi reale che cosa sta succedendo. Altre volte, cioè, molto spesso rischiano di essere un po' un'illusione, nel senso che quando c'è un dato che ti dice qualità dell'aria 70% e ieri era 69%, ma sotto casa mia, no? Quando poi, diciamo così, sintetizzi troppo, rischi poi di perdere la comprensione dei fenomeni e quindi poi il modo di agire per migliorarli, no? Però fa tanto bello avere questi cruscotti in cui sembra di aver sotto controllo tutto. Poi sono sempre molto colorati, questo aiuta. A livello strategico i volumi di dati sono enormi,
E quindi anche dal punto di vista tecnologico i sistemi informativi sono separati, diversi, perché devono gestire delle analisi di dati storici. Qui si sta dicendo, ad esempio, un operatore telefonico ha più di 10 milioni di utenti. E 10 milioni di utenti che usano il telefono più volte al giorno, per tutti i giorni dell'anno, potete immaginare quanti miliardi di informazioni, e quindi chi deve spiare, quanti record deve andarsi a spulciare, per andare a fare delle analisi, no? Non è che solo un'analisi cretina, la durata media di una telefonata. Per decidere una cosa semplice, qual è il costo dello scatto della risposta? Il costo dello scatto della risposta di una telefonata dipende dalla durata media della telefonata. No, perché il ricavo medio è uguale allo stato di risposta più costo al minuto moltiplicato per la durata. Quindi è semplice, così è un modello molto banale, però se non ho quel dato, e quel dato per averlo devo analizzare miliardi, non milioni di chiamate, poi magari segmentandole, no? E tra i teenager, tra le persone di media età, gli anziani, nord, sud e centro, chi ha il contratto personale, chi ha il contratto aziendale, perché poi... E quindi sono questi sistemi informativi che sono in grado di fornirci, estrarci informazioni da moli anche sterminate di transazioni, ciascuna delle quali non ci dice nulla, ogni singolo dato, da sola, non mi serve a niente, a meno che sia da due capi di Stato, ma altrimenti che quella che è stata fatta è duri tot, è un dato che si perde. L'aggregato di queste cose può essere analizzato, invece mi può fornire delle informazioni strategiche. Mi può dire che la mia utenza, i 10 milioni di persone, stanno cambiando abitudini. Prima me ne accorgo, prima riesco a trovare la mia offerta. E se non me ne accorgo prima io, qualcun altro sicuramente se ne accorge, no? Che alcune abitudini stanno cambiando. Per dirne una, se tu sentivi parlare di operatori telefonici, ma 5-6 anni fa, dicevano il futuro del nostro profitto è la messaggistica, no? Gli sms infatti costano un'enormità, costavano e continuano a costare un'enormità, fino a quando non è arrivato qualcun altro che ha detto ma guarda che avendo internet puoi messaggiare gratis, no? Allora hanno detto ma magari forse se diamo i messaggi gratis e facciamo pagare internet di più ci guadagniamo di più. Però se ne sono accorti con un certo ritardo, no? In un certo senso. Perché nel frattempo era un modello che non stavano monitorando attentamente e qualcun altro ha avuto l'opportunità di infilarsi in uno spazio che era rimasto scoperto. Vabbè, qui cominciano ad esserci alcune sigle, ma ogni libro che aprite le chiama in modo leggermente diverso, ma poiché parliamo di astronomia, cominciamo a farci un po' del male. In questi discorsi che abbiamo fatto generali, in ogni casella, funzione aziendale, livello dell'azienda, in ogni casella c'è un tipo di sistema informativo diverso, che ha le sue funzionalità, ha i suoi scopi, no? Sistemi di gestione dell'informazione, sistemi di supporto alle decisioni esecutive, sistemi di supporto alle decisioni, gestione dell'informazione, sistemi di office automation, sistemi di transaction processing, questo è il livello più basso, esecuzione, elaborazione delle transazioni, delle singole operazioni. Questi sono alcuni dei vari livelli, alcune delle sigle con cui vengono chiamate. Non mettetevi a studiare questi nomi o queste sigle, perché altrimenti prima che siamo arrivati alla fine ci esplode la memoria possibile per le sigle. Questa figura, che andiamo a riprendere la prossima volta, ci dà una vista d'insieme di quelli che potrebbero essere i tipi di sistemi informativi, alcuni banali, altri complessi, delle varie categorie principali che erano elencate, vedete che sulla sinistra c'è lo stesso elenco dei nomi che avevamo sulle slide precedenti. E poi lì dentro dovremo andare a capire che cosa fanno poi questi sistemi informativi, prendendoli a macro gruppi principali. Poi ci vediamo domani alle 11:30.